Ed eccoci di nuovo qui. Come potete vedere, la prima cosa che si nota subito è che abbiamo cambiato la texture pack. Alla fine il mio fratellino si è deciso a cambiare quella che aveva della Sparx e abbiamo messo questa che si chiama Chroma Hill e rende molto bene l'idea come di un texture pack medievale. Visto che siamo in una miniera, l'effetto viene amplificato in modo esponenziale. Comunque abbiamo esplorato a fondo la miniera e abbiamo esplorato veramente a fondo, molto a fondo. E vi assicuro che abbiamo trovato l'impossibile. Oro, diamanti, ferro, redstone, più una quantità spropositata di zombie, creeper, scheletri e l'animaccia dei mortacci loro ci abbiamo quasi lasciato la pelle, le pelli, le palle. Il problema più grosso è stato fottere quei creeper, ma l'avete visto quel lago di lava prima là? Bene, tutti i creeper li abbiamo frecciati e fatti cadere dentro la lava, e ce li siamo levati da qui in modo rapido, stando molto attenti a non cadere noi stessi nella lava. La cosa principale è che qua sotto abbiamo trovato una quantità spropositata di redstone, e adesso mi chiedo come cazzo la useremo? Visto che per poter prendere il quarzo e le altre cose bisogna andare all'inferno, ma molto probabilmente sarà una tappa che faremo molto presto, visto che vicino al lago di lava prima visto ci sta anche una buona porzione di ossidiana e mio fratellino ha già in mente un sacco di idiota, la torcia. Ha un sacco di progetti in testa. Questi tre blocchi abbiamo lasciati così perché esteticamente erano carini. Erano, appunto. Come potete vedere, in questa texture pack il metallo si riconosce in modo molto carino. L'unica picca sono il carbone, perché guardandolo sembrano delle cacchette di merda appiccicate al muro. Ma non ci sta, non ci può essere la perfezione, l'importante è che ci sia una bella visione medievale. Sinceramente questa texture mi piace, infatti pure io lo sto usando questo gioco, utilizzando quello di mio fratello e utilizzo questa, e devo dire che è gradevole, anche la lava ha un effetto molto più realistico. Ecco, quello è il mare di ossidiana di cui vi parlavo e questo è un mare di carbone che ci conviene prendere visto che al piano di sopra abbiamo allestito molti forni e stiamo cuocendo pietra, metallo, oro e forse anche un po' di carne perché abbiamo un progetto in testa, anzi lui ha un progetto in testa. Si è messo in testa che vuole costruire un castello. E per fare il castello vuole i mattoni di pietra. E quindi per fare i mattoni di pietra ci deve tanto pietrisco che deve essere cotto e trasformato poi in mattoni. E la cosa è interessante, ma quello che vedete adesso è ancora di più. Guardate che è riuscito a trovare. Non vi potete immaginare il lavoro che ci è voluto per poter allestire qua tutti, fare ricerche ed eliminare tutte quelle teste di cazzo che stavano qua sotto. Mi dispiace solo di non avervi potuto far vedere la registrazione perché l'abbiamo esplorato senza registrare. Perché purtroppo il computer quando registra troppo a volte crasha. Devo ammettere che Windows 7 di Microsoft è molto utile a
crashare. Io sono un nostalgico di XP, comunque non c'è la più scelta, visto che tolgono gli aggiornamenti che dovevo fare per un computer vulnerabile, non è proprio il caso. Comunque l'utilizzo offline e in quel caso funziona bene. Benissimo, visto che praticamente stiamo già da un po' qua giù, dobbiamo andare a controllare i forni per vedere se le pagnotte sono cotte. Non crederete alla quantità di pietra che stiamo cuocendo e alla quantità di materiale che abbiamo trovato. E voilà, l'ho messo su qualche forno. E come vedete stiamo cuocendo una quantità di pietra veramente notevole. Stiamo anche continuando a mettere a cuocere il ferro, l'oro trovato. Devo ammettere che abbiamo fatto una buona caccia. Beh, io vi metto un po' di parlare almeno finché non ha finito di mettere a posto tutte le cose. Perché appena finito, secondo me, ci metteremo già al lavoro per costruire il castello che è in mente. Ah, naturalmente ci siamo un po' portati avanti nel frattempo. Abbiamo già scelto di fronte, di fianco alla baracca. Abbiamo scelto il luogo dove far piazzare le fondamenta. Abbiamo già lastricato tutto il fondo con del pietrisco. Così. Ci portiamo, abbiamo già le basi per costruire il suo castello. E da quello che ho capito vorrà essere da me fatto tutto di mattoni di pietra. E sarà un lavoro duro, molto duro. Specialmente me che dovrò commentare questo stilicidio. Non mi preoccupare se ogni tanto mi viene le pause, mi serve per respirare. A proposito di pause, perché non ci facciamo un panino? Tu ci vuoi il solito o il solito? Lo sanno loro che tu ti mangi pane di segale con burro di noccioline, cetrioli e olive. Ci vuole stomaco. Vabbè, pure io mangio cose particolari. A me per esempio mi piace molto il pane alle noci con burro, marmellata, mortadella, prosciutto crudo e se ci sta un poco di maionese. Ah, siamo finalmente usciti, era una settimana che stavamo in quella miniera. Non mi ricordavo più nemmeno com'era la luce del sole. Sì, devi ammetterlo, questa Texopark rende molto migliore la visuale. Ah, è caduto un poco di neve, non sarebbe più un cazzo. Fa una cosa. Vai a mettere i mattoni in casa e andiamocene a cominciare a preparare, a delimitare la zona di lavoro, perché adesso siamo stati in una settimana in maniera, sono sicuro che in queste giornate ci troveremo assediati da ogni parte. Sicuro che quando scenderà la notte qua sarà un inferno. Alan, non il piccone, Alan. Come vedete la base di pietrisco con questa texture appare molto molto bella. Non so se è una buona scelta, almeno così si varia. Sicuramente i puristi dicono che la Texture Park di default è la cosa migliore, ma
sinceramente non me ne frega un bagnanato cazzo, né a me né a Fado, no? Di quello che possono pensare in negativo le persone. Comunque, giusto per dirlo, qualcuno si è visto qualche video e ha messo un po' il finito perché mi sono inviato. Bello, quel pollice in giù, lo sai dove dovete insinuartelo? È un posto che sicuramente si sa più calore e più affetto di quanto potresti averne da me. Sì, è vero che bisogna anche adattarsi a quello che dicevo, visto che praticamente bisogna di un fratello, Sergio e Pedro, hanno cominciato pure loro, stanno continuando e cominciando una nuova serie di Minecraft. Posso capire che qualche persona che magari frequenta i loro canali può essere un po' contrariata di questo fatto. Che anche mio fratello faccia una serie su Minecraft. Però se non vi dà fastidio, non vi piace, nessuno vi costringe a vederlo, eh? In fondo non la fa solamente perché vuole condividere le proprie esperienze, visto che oggigiorno è così difficile condividere le esperienze, specialmente quando una persona ha i problemi da mio fratello che non può esprimersi a parole, deve esprimersi col movimento degli occhi, con gesticolare della mano e con gli sguardi. Almeno attraverso questo tempo è venuto a commentare il suo modo di essere, il suo modo di dire. E a certe volte il suo modo di rompere le scatole in un modo incredibile. Bene, mentre io chiacchieravo, il sole si sta montando. Guardate che bel tempo. Non c'è un cazzo. Guardate un po' il sole come cresce, come va. È carino, è un bel effetto. Mi sembra proprio di essere uscito fuori un castello con i compiti. Però io direi, visto che siamo stati tanto tempo in maniera, non ti conviene lavorare anche di notte, almeno finché non avrai barricato ben bene questa fortezza. E a me mi sembra di sentire già qualche ospite e di vedere già qualche ospite là in lontananza, ci sta qualcosa che si muove. Io direi di andarcene a dormire, perché in sta settimana non abbiamo dormito un cazzo. Vabbè, se vuoi finire i dettagli, finiscili pure. Direi che, visto il popolo di... Ah già, le finestre, qua verranno le finestre, quindi che devo cominciare. Su, giù. E io laggiù ho visto già un rompicoglioni. Ho visto già qualcosa muoversi. Bello, vediamo di muoverci, sennò qua facciamo una brutta fine. Beh, la base è pronta. Magari il resto lo continuiamo domani, che ne pensi? Sì, sto parlando, io salsiccio. Ti do ancora un minuto, poi stoppo io la registrazione e tanti saluti a secchio, ok? Perché laggiù si vedono un sacco di bei simpaticoni e non vorrei che fossero
tutti venuti qua perché ti vogliono fare il sedere a strisce. Cucù. Mi sa che dobbiamo interrompere qua. Per chi ci segue, per chi non ci segue, noi ce ne andiamo a letto, quindi buonanotte ragazzi.